Presidente Centinaio, come giudica le misure prese da Cameron per contrastare l'immigrazione in Inghilterra? Che finalmente in Europa esiste un governo serio, che esiste qualcuno che fa vedere al governo italiano, che è tutto tranne che serio, come si combatte l'immigrazione clandestina, che finalmente nel momento in cui la Lega continua a dire che l'immigrazione clandestina deve essere contrastata, l'immigrazione clandestina deve essere bloccata e si deve andare ad aiutare veramente chi ha bisogno e non chi arriva in Europa solamente per motivi economici, c'è qualcuno che mette in pratica tutto quello che stavamo dicendo. E di conseguenza il giudizio non può che essere positivo e contemporaneamente, ancora una volta, ricordiamo a questo governo di incapaci che potrebbero una volta tanto durante queste ferie estive prendere l'aereo, andare in Inghilterra, chiedere appuntamento a chi ci ha capito più di loro e magari, oltre a ripassare l'inglese, visto che l'inglese del nostro Presidente del Consiglio è pessimo, magari fare un corso anche di aggiornamento per quanto riguarda la gestione dei migranti. Noi siamo quelli che dovrebbero insegnare all'Europa come si gestisce l'immigrazione e invece siamo quelli che ancora una volta dobbiamo imparare da altri.